rilascio la parola a Mita, che è così cortese da rimanere con noi. La logistica è molto difficoltosa. Sì. Meglio, ecco. Allora, tu dimmi, se hai qualche desiderio particolare. Io così ho preso perché sono talmente tanti momenti, poi si rincorre il libro, perché tu quando senti veramente che c'è un attimo di respiro, è pazzesco, veramente non pensavo, è difficile, è bene parlarne di questo, perché sembra impossibile che esistano cose di questo tipo. Lunedì 30 settembre 2002, ore 8:30, dopo un'ora e mezzo di viaggio, sei nell'anticamera di un altro direttore apicale, non lo conosci. Mentre aspetti, ti telefona l'avvocato. Mantieni la calma, Caterina. Dice, è passato il tu, lo senti più vicino, anche se venerdì sulle prime ti aveva ripreso. Quando sta male così, vada dallo psicanalista, non chiami me, aveva risposto ai tuoi singhiozzi deciso. Ma tu avevi colto nel suo tono di voce una rabbia inespressa, solidale. Daremo battaglia, non resterai a lungo fuori città, te lo assicuro, risuonano le sue parole nell'anticamera. Le ha pronunciate così forte che sono sobbalzate fuori dal microfono, come avessi inserito il viva voce, e tutti hanno sentito. Ore 10, l'apicale è una donna sciatta di statura e peso decisamente esagerati. La vedresti meglio con un hot dog tra i denti alla guida di un taxi americano. Respira tirando su col naso e allargando le narici, che sia cocainomane. Nel colloquio non ti ha dato spazio, ha parlato di continuo, anche a sproposito. Nelle maniere ricorda Grimilde, invidiosa e perfida. Finalmente ti liberi di lei e ti fai accompagnare nel tuo nuovo ufficio. Inaspettatamente ti indicano l'auto di servizio. La cittadina durante il tragitto sfuma nell'azzurro del mare e nel verde delle fitte pinete. Ti chiedi dove diavolo ti stiano conducendo. E quando l'autista ti fa scendere, ti rifiuti di credere a ciò che vedi. Una casetta in mezzo a uno squallido bosco di arbusti arsi, unico segno della presenza umana nel raggio di qualche chilometro. Un posto affascinante, se fosse un nido d'amore o il rifugio di un poeta. Tu, che hai sempre amato la metropoli, addirittura i suoi fumi sgradevoli, il tremolio dei solai al passaggio dei treni sottostrada o degli autobus, non vorresti entrare. Ma da dove poi? La costruzione ha un piano solo, sul giardinetto affacciano porte, finestre tutte uguali. Come nella favola di Biancaneve, senti su di te sguardi diffidenti, nascosti dietro le persiane. Ti ha preceduto la fama dell'orco cattivo, della giustiziera dei dipendenti, odiata a tal punto da meritare la rivolta di quasi tutto il personale. C'è un uscio di colore diverso, decidi di oltrepassarlo e ti ritrovi in un corridoio breve. Individui la tua stanza grazie solo alla targhetta sporgente dal muro, direttore. Noti subito l'assenza del computer, le pareti lesionate. Qualche traccia vistosa di umidità, pochi attimi e le segretarie sono da te. Io continuiamo a entrare nel vivo della questione e lascio la parola all'avvocato Salvavalori.